Buongiorno ciclisti, sosta al bar, questa è la mia sosta al bar. Scarpe, macchina, siate solamente il tagliabosco o tagliaboschi, come pare a voi. Il caffè virtuale me lo offre il vento. Spighe, le fronde degli alberi, vedete? Ecco, questa è la mia sosta al bar. Dopo un impegnativo percorso montano, fatto di rampe, rampette, rampone, sempre a salire. Il bar strada, bar tarmac, perché tarmac in inglese ha diversi significati. Poi andatevelo a vedere. Buongiorno a lei. Ah, ti stancare. No, che mi sono stancato, sto a fare la sosta al bar. Ciao. Gli amici pastori, la conosco. Questa è la vita. Chi dice che sulle montagne uno non socializza? Chi lo dice? Assolutamente non è vero. Quindi io vi dico, vai a fare tutta qua fila al bar, il caffè, il barista tutto stanco, sudato, che va a lanciare il piattino sul bancone, ci mette un po' di caffè a lui. Pagate. Pensa, se tutti i soldi che voi spendete per il caffè li metteste da parte, sai quante belle ruote vi comprereste? Vabbè, scherzo, ma io sto scherzando. Il bar è una cosa importante, serve per socializzare, per darsi importanza. Insomma, il bar serve, no? Il bar serve anche all'economia, anche se il bar non è la sola economia importante, ci sono anche altre economie, tante, però ultimamente si è parlato tanto di bar, di ristoranti, stabilimenti balneari che fanno sempre dei grandi incassi. Sono contento per loro, vi auguro buon lavoro, buona stagione, li saluto tutti quanti affettuosamente. Bene, ci siamo fermati qui al bar, abbiamo un po' parlottato. Più del meno. Vi ho fatto vedere il mio bar. E ora vi saluto. Vi saluto. Oggi è domenica, mi raccomando. Bel pranzo, leggero ma nutriente. Ciao ciao!